La fabbrica è ancora un pezzo avanti. Essendo quasi terminata l'ultima finestra, onde non vi rimane che alzare pochi tetti e fare la metà dei merli, sicché crederei che con il presente mese dovesse ancora terminare la fabbrica della facciata, quale riscuote il giusto plauso, e voi vi avrete più soddisfazione di tutti di casa, perché la vedrete tutta a un tratto, e vi farà più colpo che a noi, che l'abbiamo veduta nascere a poco Palazzo Sansedoni si affaccia su Piazza del Campo ed ha il suo nucleo originario in una torre del 200, abbattuta nel 1760. L'attuale sistemazione si deve ad un ampliamento realizzato nei secoli XVII e XVIII, durante il quale venne realizzata anche la facciata sulla piazza, da considerare di uno stile neogotico ante litteram. La visita del palazzo inizia dalla scala monumentale settecentesca, decorata da affreschi e sculture in marmo, attraverso la quale si raggiunge la cappella dedicata al beato Ambrogio Sansedoni, importante figura di Domenicano, vissuto nel secolo XIII. La piccola cappella è da intendere come uno dei maggiori episodi barocchi di Siena. Oltre all'altare incorniciato da marmi sfarzosi, secondo un elegante disegno suggerito dall'opificio delle pietre dure di Firenze e gli affreschi di Anton Domenico Gabbiani, il suo interno è arricchito da rilievi bronzei con storie di Ambrogio Sansedoni, di Massimiliano Soldani Benzi e Giovan Battista Foggini e dalle sculture marmoree di Giuseppe Mazzuoli, erede a Siena della grande tradizione barocca romana di Gian Lorenzo Bernini. Gli interni del palazzo sono impreziositi da una ricca decorazione pittorica realizzata nel corso del Settecento dagli artisti pisani Antonio e Francesco Melani e dai fiorentini Giovan Battista Ferretti e Pietro Anderlini, con le allegorie e le quadrature illusionistiche che distinguono le sale più significative. Altri ambienti denotano ormai caratteri neoclassici, con colori pastello e stucchi dorati. Il percorso prosegue nelle stanze del piano nobile, dove è esposta la collezione d'arte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, secondo un allestimento di ordine cronologico che segue le vicende della pittura senese dal 300 all'800. Tra le opere più pregevoli spicca una pala d'altare rappresentante la Madonna col Bambino, i Santi Bartolomeo e Anzano e una donatrice, risalente ai primi decenni del 300 e attribuita a quel Segna di Buonaventura che fu tra i più fedeli seguaci del grande Duccio di Buoninsegna. Intorno al 1382 si data un delizioso e raro altarolo reliquiario di mano di Francesco di Vannuccio, uno dei più affascinanti maestri della Siena di secondo 300. Siamo invece nel secolo successivo, con la tavola raffigurante una giovane e avvenente Santa Lucia, che si può riconoscere al giovane Sano di Pietro intorno al 1440. Parla ormai il linguaggio del Rinascimento la bella Adorazione dei Pastori di Piero di Francesco degli Orioli, maestro che nell'ultimo quarto del 400 seppe distinguersi come il più aggiornato pittore della città, lavorando nel giro di Francesco di Giorgio Martini e guardando allo stile chiaro e luminoso di Piero della Francesca. Quanto al secolo XVI, la collezione si apre con una rara ed eccentrica opera giovanile di Domenico Beccafumi, una Venere con Amorini, databile agli inizi del secondo decennio del 500, che è da intendere come il frammento della decorazione di una camera. La tavola è esposta nella sala che la famiglia Sansedoni aveva adibito nel Settecento a galleria per conservare la propria raccolta di dipinti e sculture, dove oggi sono invece messi a confronto
in un dialogo armonioso, dipinti di altri maestri del Cinquecento senese. La pittura naturalistica seicentesca senese è protagonista nella sala successiva con opere del caravaggesco Rutilio Manetti, affiancate a dipinti di altri maestri del suo tempo, Vincenzo Rustici, Ventura Salimbeni e Astolfo Petrazzi. E significative testimonianze di gusto barocco dovute al pittore Bernardino May e allo scultore Giuseppe Mazzuoli, cui si deve un prezioso tondo in bronzo. La visita si conclude con un'apertura sull'Ottocento senese ben rappresentato attraverso tre pregevoli dipinti del purista Luigi Mussini, pittore accademico che condivise una buona amicizia con Jean-Auguste Dominique Ingres. Alcuni acquarelli in cui Alessandro Maffei ha raffigurato minuziosamente la cattedrale senese e un paio di sculture in marmo di Giovanni Dupré e di Tito Sarrocchi. Thank you.